Il nostro Enzo Costanza in compagnia di Laura Orlando, questa donna che si occupa di letture animate per i più piccoli, e adesso anche noi ci sentiamo ogni tanto, no? Sempre più piccini, abbiamo voglia di ritornare al nostro passato e ci facciamo leggere qualche bella favola, giusto Enzo? Buonasera Emanuele, buonasera Irpinia, sì, proprio qui con Laura Orlando ci trasferiremo, buonasera, in un mondo completamente fatato, che è per bambini, ma che chiaramente è adatto anche per i più grandi, anche perché poi le favole sono i più grandi che le leggono ai propri figli, ai propri nipotini. Ma io ti domando innanzitutto, come mai hai iniziato con questa lettura animata? Hai iniziato con i bambini, so io. Sì, assolutamente. Il progetto è iniziato rivolto ai bambini, e in particolare ai bambini delle scuole. Un progetto didattico inteso ad avvicinare i bambini alla lettura, ad inculcare il piacere di leggere, perché di fatto la lettura non è una facoltà, per così dire, innata, è una facoltà che va coltivata e va alimentato e suscitato, insomma, nei bambini il piacere della lettura. Quindi ho cominciato con progetti didattici nelle scuole, sia attraverso l'uso delle fiabe, delle favole, dunque degli albi illustrati, e anche facendomi aiutare da dei piccoli aiutanti, dei burattini, ecco. Quindi con un teatrino dei burattini. Vogliamo presentare qualcuno innanzitutto? Vediamo, vediamo stiamo vedendo spuntare qualcuno in effetti, ma... Sì, ecco, guarda che ci sono delle presenze... Scusate, ma quante braccia avete tu e la... Scusa. Quello è vero, come si chiama lei? Sì. Ecco. Si avvicini un attimino, perché la vogliamo vedere meglio. Come si chiama lei? Salve, buonasera. Ecco, lei si chiama? Messer Corbetto per servire. Ah, elegantissimo, complimenti. Grazie, mi piace, il vestito l'ha fatto lei. Ha fatto assessora. Sì, è vero, sono io la sua stylist. Senta, può salutare il nostro conduttore, il nostro Emanuele Marinelli. Buonasera, ciao. È un grande piacere. Ciao. Complimenti per il vestito. Quindi ciao, ci vediamo dopo, grazie. Quindi come vedi, insomma, Emanuele, qui è un mondo fatato, facciamo vedere, ecco guarda che spunta adesso, ecco qua. Come ti chiami, bel personaggetto? Ho molto piacere di fare la vostra conoscenza. Salsiccia, oh, fantastico. E quindi sei contenta di essere in televisione, Salsiccia? Io direi a Salsiccia di stare attenta, perché insomma quel personaggio che è appena comparso... Quello mi fa paura, chi è lei? Lui è un nostro amico, si chiama Fiammini, però sì, fa paura, ma è tanto buono. Mi sembrava però particolarmente affamato, quando ha visto Salsiccia l'ho visto abbastanza interessato. Sì, insomma, vedeva che c'è un po' di acquolina praticamente in bocca che... Vai, faremo sapere. Quindi come vedi, i bambini sicuramente quando fate gli spettacoli, tu e tuo marito, possiamo dirlo, Simone, che salutiamo, poi lo presenteremo magari più tardi. Però quello che volevo farti vedere, ecco, mentre questa è la valigia con tutti quanti i personaggi, vedi che bella, la valigia proprio dell'attore, come si può dire. De Gregori. Però noi vogliamo dare adesso una dimostrazione anche pratica, vediamo proprio i libri, di questa lettura animata. Ecco, adesso noi andiamo proprio su un libro che facciamo vedere adesso per diretta, eccolo qui, che si chiama Una zuppa di sasso. Ecco. I libri sono un altro potente strumento per avvicinarsi ai bambini. Ecco, perché spieghiamo anche a Emanuele che loro hanno un canale YouTube che si chiama Racconti in soffitta, dove si leggono proprio queste favole, questi libri, interpretando i personaggi. Quindi tu fai varie voci. Sì, perché propongo letture che, ci tengo a dirlo, vogliono essere soprattutto non tanto un momento di intrattenimento per i bambini e per le famiglie, ma anche dei suggerimenti di lettura rivolti alle mamme e ai papà, perché possono trovare veramente negli albi, nei libri, nelle fiabe, dei validissimi alleati per conoscere i loro figli, per mediare nel rapporto con loro. Diamo un esempio, proprio Una zuppa di sasso parla di un lupo che torna a casa, diciamo, bussa ad un villaggio e vediamo un po' come viene accolto. Vediamo proprio su quel punto in cui il lupo
so se si vede, ecco, Sì, lo perfetto. vediamo con un bel saccone. Che cos'è in quel saccone? Adesso lo Lo scopriremo. volete sapere? Ascoltiamo com'è questa, tanto dura pochissimo, questa parte di lettura di Matteo. Sì, quello una pillola. È notte, è inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali. La prima casa che incontra è quella della gallina. Il lupo bussa alla porta. Chiede la gallina e il lupo risponde: Sono il lupo. La gallina si spaventa. Non avere paura, gallina. Sono vecchio e non ho più neanche un dente. Lasciami scaldare al tuo caminetto e permettimi di preparare la mia zuppa di sasso. La gallina non sa cosa fare, certo non è tranquilla, ma è curiosa. Non ha mai visto un lupo dal vero. Lo conosce solo dalle storie e le piacerebbe molto assaggiare una zuppa di sasso. Decide di aprire la porta. Qui ci fermiamo perché non spoileriamo tutto quanto il libro, No, però io Emanuele avrei non lo capito so, a almeno. dire così, ero incantato, ero preso anch'io da questa storia, ho paura che la gallina abbia fatto male ad aprire quella porta, poi spero invece. No, No, finisce finisce bene, bene, perché in queste ok, va favole, bene. per Mi fortuna, sembrava c'è uno stratagemma sempre. del lupo, questa cosa della zuppa di sasso non era molto credibile, però poi chi lo sa come va a finire. Lo scopriranno i bambini, però dietro di noi, ecco, presentiamo anche questo castello particolare che c'è qui dietro. Di che cosa si tratta? Sì, dentro questo castello si nasconde un. Sì, Vediamo, adesso lo apriamo. Qua. Oh, sono dei sì, un teatrino fantastico. ma non un teatrino come tutti gli altri, questo è un teatrino che viene da molto lontano. È un teatrino giapponese, si chiama Kamishibai, che in giapponese significa teatro di immagini o teatro di carta, ed è un'antica tecnica di narrazione giapponese, per l'appunto, che consiste in una serie di tavole illustrate che vengono fatte scorrere e si racconta la storia. Possiamo vedere, scusa, perché Sì. adesso facciamo un pochino Intanto nel frattempo, Enzo, stiamo vedendo appunto un video che è stato realizzato che questo video. racconta bene che cos'è questo Kamishibai. Stiamo facendo vedere le Esattamente. immagini, intanto in sovraimpressione. Ecco, sì, infatti, se no, questo è un video che avete fatto voi proprio per dimostrare come Sì, funziona. perché il Kamishibai nella tradizione giapponese viene portato nelle città, nei mercati, nelle fiere, proprio con la bicicletta. Quindi è un teatrino anche proprio come quello che Teatrino abbiamo itinerante, realizzato diciamo. noi. Come? Un teatrino itinerante, quindi. Sì, assolutamente. Un teatrino itinerante. Portato in giro da questi abili narratori con la bicicletta e avveniva proprio così, sì. Ecco qui, e poi qui cambiano, ecco qui lo vediamo direttamente di dentro, perfetto. Sì, Cambiano, e voi parlate poi di sì, questo. sì, io Cambiano tantissimo. racconto la storia mentre scorrono le immagini, proprio Fantastico. come E i faccio un po' bambini vedere così. saranno ammirati, super Sì, ammirati. perché nella sua semplicità ancora il grande fascino di vedere queste immagini che scorrono è sempre una piccola magia, la lettura e il E che teatro. poi è sempre, assomiglia anche a un cinema, no? Ha un po' di Sì, funzionamento sì, 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 sì. quasi di un cinema, ovviamente rudimentale. Poi con queste immagini sembrano dei veri, diventano dei veri e propri cartoni animati. Laura, posso chiederti quando è giusto iniziare? C'è un'età in cui è giusto iniziare a leggere le favole ai propri figli oppure si può fare subito dall'inizio, cioè la ricettività di un bambino? Quando comincia? In realtà la ricettività di un bambino, come giustamente dici tu, comincia dalla pancia. Si può e sarebbe bellissimo cominciare a leggere durante la gravidanza, proprio perché sin da allora si instaura il rapporto con la mamma. Sì, i bambini percepiscono la musica e percepiscono la voce della mamma e quindi anche il No, perché a volte ci si racconto. sente un po' sciocchi, no? Magari a raccontare le favole a un bambino quando ha ancora 3 mesi, no? Dici, ma capirà, non capirà, insomma,
ancora quando non c'è, no, uno scambio con il bambino, che di solito il bambino inizia verso l'anno di età, all'inizio ci si sente un po' sciocchi, invece mi stai dicendo che anzi influisce come? Sì, perché in quel momento probabilmente il bambino non seguirà la storia, però ascolterà la voce della mamma e creerà questo legame, proprio il contatto, al contatto fisico si unisce la coccola della voce della mamma o del papà, non solo della mamma, anche del Anche. papà. Facciamo dire anche tuo marito, facciamo vieni un attimo dietro di noi, magari, e così presentiamo anche Simone che segue anche tutte. Eccolo qua, ciao Eccolo qua, Simone, ciao buonasera Giacina. Simone. Ecco, sì. Era lui che interpretava un po' tutti gli altri personaggi che sono arrivati all'improvviso, non noi avevamo altre No, braccia solo nascoste, due, voglio certo. dire. Vogliamo salutare con un ultimo personaggio, magari prendiamo tra i tuoi tanti qualcuno che possiamo far Sì, vedere, Emanuele, ecco qua. Questo chi è, per esempio? abbiamo Ecco. anche una simpatica cagnolina, Ah, ma Sigma, che è Sigma. amica di Salsiccia e Friariello. Eccolo. Ciao Sigma, Eccolo vuoi qua. salutare? Allora salutiamo Sigma, salutiamo Simone, salutiamo Laura. Grazie mille a Enzo Costanza, grazie a tutti voi per questo spazio dedicato ai bambini che, insomma, come abbiamo visto.